Bethe Life Worship presenta i racconti della Bibbia. Ciao carissimi amici, oggi cercherò di raccontarvi della costruzione dell'arca nella puntata numero 10, sempre presa dal primo libro della Bibbia, la Genesi. Noè costruisce un'arca perché io manderò un diluvio e vi entrerai te con la tua famiglia al completo. Ora ti do istruzioni per iniziare i lavori. Vedete che Dio non ci lascia mai soli, ma ci dà indicazioni sul nostro cammino. Ma avete notato? La famiglia di Noè è cresciuta. I suoi figli si sono sposati con tre bellissime giovanotte. Così nell'arca entrano tutti e 8 insieme. E vai, evviva gli sposi! Ma ecco Dio, Noè, ecco i materiali per costruire l'arca. Mi raccomando, usali con attenzione. Legno di gofe, ovvero un legno resinoso, della pece, che tipo una vernice nera appiccicosa. Senti qua che le mie mani come si appiccica. Poi farai una porta e una finestra. Questi sono i semplici materiali. Adesso ti do anche le misure che dovranno essere per l'arca. Sono misure in cubiti, un metodo antico di misurazione, e io ti darò più o meno la misura in metri. Sarà su 3 piani, lunga 150 metri, larga 25 metri e alta 15 metri. Mamma mia, ma non sembra un po' grande per 8 persone? Oh, con 10-12 metri. Ah, ma infatti l'arca non serviva solo per la famiglia di Noè, ma anche per tutti gli animali che non facevano parte di tutte le marachelle che l'uomo stava combinando. Evviva gli animali, salviamo anche loro dal diluvio. E Noè si mise al lavoro. Ma vediamo in questo frangente che il diluvio si sta iniziando ad avvicinare, e quindi Noè si mette subito all'opera. Con la sua famiglia ci metterà quasi 100 anni a costruire l'arca, perché non c'era tutta la corrente elettrica di adesso, il trapano, tutto a mano ha fatto. E doveva preparare anche il cibo. Via con le provviste. Gli animali vennero a Noè e Dio gli diede una mano a raccoglierli. Erano troppe, quante specie che ci sono di animali. Noè, abbiamo visto, che si mette a costruire l'arca con la sua famiglia e soprattutto con i materiali richiesti da Dio, ubbidendo passo dopo passo a quello che gli era stato detto. Ma finalmente facciamo in modo che siano passati 100 anni, dopo tanto tempo, con impegno e sudore, l'arca è pronta e Noè e la sua famiglia la guardano nella sua completezza. Uff, vista da così sembra ancora più grande. Ricapitoliamo prima che venga il diluvio. Noè viene chiamato da Dio, ma lui deve poi ubbidire per salvarsi la vita. Ancora una volta l'ubbidienza è fondamentale. La pece serviva a non far entrare l'acqua e a rendere l'arca impermeabile. Per questo viene spalmata dentro e fuori. Nell'arca c'è solo una porta, perché come Gesù c'è solo una via per andare in cielo. Ma tramite Noè Dio salvò tutta la sua famiglia. C'è un passo nella Bibbia che dice: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e anche la tua famiglia. E questa è una bella promessa che Gesù ci ha fatto. Mi raccomando, prega sempre per i tuoi genitori. Puoi leggere la storia in Genesi 6 dal versetto 11 e 22 e dal capitolo 7 fino al versetto 9. Puoi seguire il diluvio che scenderà e come Dio salverà Noè nella prossima puntata. E ti ringraziamo ancora per la tua attenzione. Oh, attento ai tuoni, perché ci sarà da ridere. Ciao!